cellulari perché vogliamo fare una cosa carina. Almeno nella mia testa è carina, che carina. Non lo so. C'è il QR code? Perfetto. Allora, spero si veda. Sì, si vedrà, no? Sì. No. Ok, inquadrate quel... Riuscite a inquadrarlo? No? Sì? C'è il pulpito davanti. Spostiamo il pulpito. Aspettate. Non riuscite? Allora, hai il link, Fe? Me l'hai mandato, Fe? Sì, sì. Cosa? Prendiamo lo schermo più grande? Allora, lo mando sul gruppo. Sì? Scusami. Scusami. Ok, l'ho mandato sul gruppo. Se non siete sul gruppo, fatelo passare magari dalla persona che avete accanto. Sì, anonimo, assolutamente anonimo. Iniziate pure. Sì, che tipo tu sei innamorata di lui e lo sposerai, ma lui ancora non lo sa. Emma, te lo mando subito. È anonimo, eh? Questo è quello che credete voi. No, scherzo, è anonimo. Cioè, mano sul cuore, è anonimo. Sul cuore dall'altra parte. Qua. Mano. Qui non hanno il cellulare. Bene. Quanti non hanno ancora finito? Beh, tutti quelli che hanno la testa giù. Sherlock Holmes. Chiamatemi Sherlock Veren. Veren. Sherlock Veren. No, aspetta. No, si può chiudere? Sì, potete chiudere. Potete anche darmi il cellulare? Grazie. Quindi, chi non ha finito? Mano su. Avete tutti finito? Ah no, che mi chiedo, scusami. Beh, un bel quadro di... Va visto da lontano. Solo... Solo un fariseo lo vedrebbe. Fatto? Bene. Fatto? Bene. Sta degenerando questa riunione. Ci sono pure persone nuove. Cioè. Io sono un responsabile responsabile. Dice la parola. Tutti finito? Michela, cosa stavi scrivendo? Lettera? No, scherzo. Ok, fatto? Tutti fatto? Chi non ha finito alzi la mano. Perfetto. Possiamo vedere i risultati? Si vede anche la domanda, giusto? Allora, si vedranno i risultati con le foto delle persone che hanno... No, scherzo. Allora, non ci vedo. Sei single. Porca mia. Allora. Sì. Ah, un bel 35 sono le persone, giusto? Ok. 30... Eh beh, effettivamente non poteva essere percentuale. Sherlock Holmes. 35 single. Adesso facciamo speed date Cristiano, no scherzo. 35 single, 17 no. Beh, vuol dire che quello di cui parleremo oggi... Aspetta,
4 hanno detto no, e no, cioè non siete single, giustamente, quindi 34 più, 35 più 4, ok? E va bene, vi consiglio, per non essere più single, di dirglielo. Però magari aspettate prima la fine di questa serie, ok? Altro, stai bene da solo? Sì. Oh, beh, 25 persone che... Bello, mi piace. 25, sto bene da solo. E allora che stiate da soli? No, scherzo. Sì, ma ogni tanto mi sento solo. Bello, questo è molto... vicino, vicino, è vero, dice mia moglie. Vuoi commentare anche tu? Perché tu sei bravo a commentare, tieni. Dai. Ma sì, guarda, ci divertiamo tutti quanti. Un applauso a mia moglie. Ok, quella dopo. Sì, giusto. Grazie, l'ho detto che... Il microfono di Jessica. Altro. Bene, vorresti fidanzarti? Oh, scusa, quanti erano quelli che hanno detto di sì alla prima? 35... Ah, c'è qualcuno che non vuole fidanzarsi? Va bene. Quindi, lo sono già. Vediamo quanti fidanzati? Beh, sono quelli... Fate un applauso, fidanzati. No, ma scusami. Ci sono i single che dicono, ma che cosa ti applaudi? Non lo so. No, vorresti fidanzarti? No. 9 persone dicono. Ok, vorresti sposarti? Beh, 44. No, bel nulla. No, quanti non si vogliono? 7 persone, prova, prova. Va bene. Queste 7 persone, meno male che non è anonimo. Così so chi siete. No, scherzo. Lo sono già, vabbè. Un applauso agli sposati. Ma sono dispari gli sposati. Sono dispari gli sposati. Sono dispari gli sposati. C'è qualcuno che è sposato che non sa di essere sposato. Sono sposato con Liam Neeson. Giusto, perché tu l'hai fatto il sondaggio? Io sì. Io non l'ho fatto il sondaggio. Allora siamo io e te. E allora c'è qualcuno qui che non mi piace sta cosa. Approfondiremo. Hai già avuto relazioni passate? 45 persone sì. Ok. 11 persone no. Ok, se sì quante? Da 1 a 2, 36 persone, un bel numero di quella... di quelle persone 12 0. Ah, ok, 12 non ho avuto. E l'ho fatto pure io. Vabbè, cos'è successo? Vabbè, secondo te, no, va bene, va bene. Secondo te il fidanzamento a cosa serve? 44 a prepararsi a sposare quella persona. Ok, questo mi piace. A far stare in silenzio chi mi chiede, ok, sì, ci sta, perché ogni volta non se ne può più. Poi adesso arriva Natale, cioè io sono a posto, però lo faccio per voi questo. A non sentirsi soli, ok, ok, va bene, non ce ne sono più, giusto? Un applauso a Febe che mi ha aiutato a rendere reale questo. Ok. Quanti vogliono divorziare? Quanti vogliono divorziare? Nessuno. Quanti vogliono fallire relazione dopo relazione? Quanti? Non vedo mani. Nessuno. Nessuno vuole fallire una relazione, nessuno vuole divorziare. E allora perché ci esistono i divorzi? Esistono i divorzi evidentemente perché una persona non inizia la propria relazione volendo lasciarsi. E esistono i divorzi perché due persone quando iniziano a stare insieme non vogliono per forza, non si mettono d'accordo, vabbè, oh, 3 anni poi divorziamo. Questo vuol dire che il divorzio e avere un cuore ferito perché magari hai avuto più fidanzati di quante macchine hai avuto è qualcosa che io e te non scegliamo. Ma nonostante non vogliamo, si vede che c'è qualcosa che si fa di sbagliato, o c'è un ragionamento, c'è un modo di vedere il fidanzamento, c'è un modo di vedere il matrimonio, c'è un modo di vedere se stessi e l'altra persona che forse non va bene. Ed ecco perché nella nostra prima puntata oggi, che non l'ho detto tra parentesi, oggi è la prima puntata di Love, la serie su come amare una donna, no scherzo, in questa serie noi vogliamo iniziare, anziché parlare di fidanzamento, matrimonio e tutto, oggi voglio parlare proprio di questo, di essere single. Che single non vuol dire essere da solo, sono due cose diverse. Essere single
non vuol dire essere soli. E molto spesso lo si confonde. Oggi noi in questa serie sulle relazioni, su questo tema, che tra parentesi è una serie che ho fatto 2 o 3 anni fa e che ho sentito il bisogno di doverlo rifare perché c'è bisogno, scusate il gioco di parole, in questa serie noi vogliamo vedere cosa dice Dio sulle relazioni. Perché c'è una voce molto forte che è la voce del mondo. La voce del mondo ti dice già come devono essere le relazioni. Prima di tutto ci devi andare a letto, perché se non ci vai a letto come fai a stare insieme tutta la vita? Poi magari non ti piace, no? Questo è quello che dice il mondo. Il mondo dice che prima di dire per sempre sì e fare tante promesse, prima ci devi convivere un po', così capisci come vive quella persona. Il mondo dice che non importa quante volte fai sesso, sesso è una cosa, l'amore è un'altra. La Bibbia dice qualcos'altro su questo tema. Il mondo dice fidanzati, 12 anni, 11 anni, il fidanzatino, la fidanzatina, dice che il fidanzamento è una cosa e il matrimonio è un'altra. Il mondo dice che il fidanzamento è obsoleto, è solo un pezzo di carta, nessuno controlla se sei sposato o no, è uguale che tu sia sposato o meno, l'importante è amarsi per sempre. La Bibbia invece dice che il matrimonio non è un pezzo di carta, il matrimonio è una promessa. Che poi ci sia il vestito, i fiori, che poi ci sia il vestito lungo chilometri che ti è costato l'occhio della testa, che poi ci sia il papà che è già ubriaco alla festa, che piange, mia figlia. Insomma, che poi ci siano tutte queste cose, le spese del ristorante, la spesa di qui, ti fai aprire la casa e tutte queste cose qua, sono secondarie. Il matrimonio è la promessa. Ed ecco perché noi oggi vogliamo iniziare proprio da questo, da vedere cosa Dio vuole da noi, cosa Dio vuole dalla società, cosa Dio vuole da ognuno di noi. Essere single, come dicevo, quando sei single continui a pensare a una cosa, alla persona giusta. Quando arriverà la persona giusta? Come sarà la persona giusta? Non vedo l'ora di vedere quel... Ragazzi, quanti amano l'uomo biondo con gli occhi? No, non fatelo, perché magari il vostro uomo sarà moro e non lo sapete. Questo è anche da dire. Mia moglie, biondi con gli occhi azzurri, li vuole. No, non è vero. Ma, noi vogliamo la persona giusta, ma la domanda che oggi voglio porre è: ma noi siamo la persona giusta? Vogliamo la persona giusta, ma io sono la persona giusta per qualcuno? Quando quel qualcuno sarà stanco, quando quel qualcuno sarà depresso, io sarò capace di rialzarlo? Quando quel qualcuno avrà bisogno, io ci sarò? Questa è la domanda a cui vogliamo dare risposta oggi. Vogliamo tutti la persona giusta, ma io sono la persona giusta per qualcuno? Il matrimonio è una delle cose più importanti della vita. Più importante del matrimonio c'è soltanto il giorno in cui conosci Gesù. Quella è la cosa più importante del mondo. E poi il matrimonio è una delle cose più importanti perché ti condiziona per sempre. Quando sarai sposato, sposata, e chi è sposato qui già inizia a vederlo, la tua vita cambia totalmente. Sei un'altra persona, non sei più tu, siete in due. Cioè fino adesso c'era il tuo modo, adesso c'è il vostro modo. Ed ecco perché quando noi, la domanda che ho fatto, cosa pensi quando c'è il fidanzamento? Pensi solo all'abbraccio, pensi solo al fatto di avere una persona accanto, pensi solo che mandi un messaggino quando sei solo, quella persona ti risponde, pensi ai bacetti, a quello, a quell'altro. E allora se questa è la tua visione di fidanzamento, non sei ancora pronto. Perché il fidanzamento è la preparazione al matrimonio. Il fidanzamento è l'anticamera del matrimonio. E quando tu consideri questo, fai delle scelte, fai determinate scelte quando stai per fidanzarti, quando ti consideri la persona giusta. Fai determinate scelte quando consideri anche quanti anni hai. Perché se ti devi preparare al matrimonio, l'età è importante. Il 47% delle persone che si sposano divorziano in Italia. Il 47%, è spaventoso.
Io magari c'è qualcuno online che è divorziato e voglio che tu non ti senta giudicato assolutamente. Ma questo dato statistico è spaventoso. Il divorzio, dirò una cosa un po' forte, il divorzio è peggio di essere vedovi. Perché quando sei vedovo o vedova, tu hai detto addio a quella persona cara, no? Gli hai detto addio per sempre. Quando divorzi, tu hai detto addio a quella persona cara, è morta, basta. Però a un certo punto vai in centro Duomo e chi risorge? Lei, con un altro esemplare di maschio più bello di te. E quindi devi rivivere questa cosa qua. E poi vai tranquillamente a fare la spesa, prendi il carrello, ti giri ed eccola lì, è risorta. Ecco perché dico che è davvero brutto il divorzio. In Malachia Dio dice chiaramente: io odio il divorzio. Dio dice Dio odio una parola, non so se avete letto la Bibbia, poche cose odia Dio: il peccato e il divorzio. Dio odia il divorzio perché il divorzio distrugge famiglie e figli. Non posso contare quanti giovani e quanti adulti ho conosciuto che sono stati segnati per sempre dal divorzio dei loro genitori, che hanno traumi per colpa del divorzio dei loro genitori. Non posso contare quante persone sono state segnate per sempre dal divorzio. E anche se noi sappiamo che Gesù guarisce, anche se noi sappiamo che queste persone sono nelle mani di Dio e Dio farà qualcosa di meraviglioso con loro, io non posso pensare che tra di noi qualcuno oggi possa causare qualcosa ai propri figli. Ed ecco perché siamo qua. Perché prima di imparare a stare con una persona, dobbiamo imparare a stare da soli, bene. E quando ci muoveremo? Ci muoveremo solo quando avremo tutte le conferme da parte di Dio. Se sei fidanzato, forse stai dicendo: questo messaggio non è per me. Se sei fidanzato, se sei sposato, ascoltalo e magari lo condividi con gli amici. Ma se sei fidanzato, questo messaggio è anche per te. Perché ti dico una cosa un po' dura. Ma finché non c'è questo, tu sei potenzialmente single. Finché non c'è questo, questo non è un dito anulare di una persona di colore, eh? Cioè, devo essere di colore? No, cioè sì, sarebbe meglio, vero, che tutti fossero di colore. Come ti chiami? Sela. Zela? Sela. Sela. Sela, bellissimo, fantastico, bellissimo nome. Sela, il nome è la prima volta che sento questo nome. Fantastico. Sela, no, Sela giustamente politically correct ha detto no, è meglio che ci sia diversità. Invece no, io dico tutti neri dobbiamo essere, ok. Va bene, comunque, Samudra dice sì, sarebbe un mondo molto più semplice. Scherzo, siate dei bianchi caucasici tranquillamente, vi amo lo stesso. Comunque, finché non c'è questo, finché non c'è l'anello, finché non c'è la promessa, finché non c'è il matrimonio, nel momento in cui ti accorgi che la persona con cui stai non è la persona giusta, lasciala. Perché è meglio lasciarsi da fidanzati che sposare e poi divorziare. Quindi ascoltate tutti molto, molto bene. È un po' troppo pesante? No? Ok. Adesso diventa ancora più interessante. Qualcuno dice: ma io volevo solo trovare la ragazza. Eh no, amico mio, eh no. Allora, parliamo di relazioni, ok? E quindi vogliamo leggere la Genesi. Genesi 1. E ho preso la Bibbia al contrario. Genesi 1. Quante pagine avrò? Su
scusate, non ho segnato il versetto ovviamente. Cioè Genesi 1, 2 punti. Ottimo. Ok, Genesi 1, 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Facciamo, fa vedere fin dall'inizio che Dio è al plurale. Questo per tutti coloro che dicono, questo potete usarlo tranquillamente, ve lo do, questa conoscenza qua è vostra. In ebraico il pronome che viene utilizzato per Dio è plurale, la parola Dio invece è singolare. Ok, sempre, questo sempre. Okay, ho chiesto conferma dopo aver parlato un'ora con un rabbino a Firenze che voleva mollarmi, cioè proprio mi diceva, ma io gli chiedevo le cose e lui mi ha dovuto rispondere. Questo perché? Perché Dio è trino, ok? Dio è tre, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo cosa vuol dire? Che prima dell'inizio del mondo già la relazione c'era. Che prima di ogni cosa, prima di creare la terra e il cielo, Dio già aveva relazione del Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo cosa vuol dire? Che le relazioni sono importantissime per Dio. Sono importantissime, sono tra le cose più importanti, tanto che Lui non se n'è privato fin dalla creazione del mondo e fin da prima della creazione del mondo. Ma poi arriva Genesi, sempre 2, al versetto 18, stavolta ho scritto il versetto. Poi l'Eterno il Dio disse, non è bene che l'uomo sia da solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto. Ok? Dio fa il cielo, la terra e dice che è tutto bello. Dio fa il sole e dice che è tutto bello. Dio fa il mare, la spiaggia, le palme, il cocco bello, fa tutto. Tutto bello, cocco bello, tutto bello. Ma quando arriva l'uomo, fa l'uomo e lo fa bello. Dice, sì, beh, meraviglioso, si compiace di quello che fa. Arriva il settimo giorno, lui si riposa. Dopo il settimo giorno succede qualcosa. Che ad un certo punto, per la prima volta nella sua creazione, Dio dice non è buono. Cioè tutto buono, ma dice non è buono. Non è buono che l'uomo sia da solo. Ed ecco perché io e te siamo creature create per avere relazioni l'uno con l'altro. Io e te non possiamo essere da soli. Non possiamo stare da soli. Abbiamo bisogno di qualcuno. Allora Dio crea la donna. E infatti Ecclesiaste dice, perché due sono meglio di uno, perché se uno cade, l'altro lo rialza. E Dio vuole aiutarci a trovare la persona giusta. Ma ci sono quattro cose che Dio dà ad Adamo prima di darle Eva. Prima di donare Eva ad Adamo, Dio già fa quattro regali. Prima di donare Eva ad Adamo, Dio dà quattro, scusate, io sono venuto qui in Italia da poco, da quattro doni, quattro cose da Dio ad Adamo prima di dare Eva. Quindi prima che tu trovi il tuo Adamo, la tua Eva, devi cercare e trovare questi quattro doni, ok? Primo, prima di darti una relazione, Dio ti dà una relazione. Prima di darti una relazione con una persona, Dio ti dà una relazione con Lui. Infatti ogni sera, dice la Bibbia, sul fare della sera, Dio scendeva e stava con Adamo. Com'è andata la giornata? Quale animale hai nominato? Oh, ho nominato l'armadillo. Ma sei sicuro di chiamarlo l'armadillo? Sì. Va bene, ok. E parlavano e stavano insieme. Condividevano nel tempo. La prima relazione che Adamo ha avuto non è stata con una donna, è stata con Dio. Ecco perché prima ancora di cercare una persona, tu devi cercare Dio, devi cercare la sua presenza, devi conoscerlo, devi avere Lui. Ora dirò una cosa, spero che mia moglie non si arrabbi. Ma quando ero un giovanotto, quindicenne, fisicato, bello, giovane, senza capelli bianchi, mi è capitato di avere qualche cotta, ok? No, lo sa, sto scherzando. Non è che gli dico le cose così davanti a tutti. Mi è capitato di avere qualche cotta. E mi è capitato di avere qualche cotta per ragazze non cristiane, ok? E soprattutto ce ne fu una che mi ricordo che mi aveva preso tanto. Ad un certo punto
Però io non mi sono mai fidanzato, mi sono fidanzato la prima volta a 22 anni, perché prima non reputavo di essere abbastanza maturo per prendermi cura di qualcuno, ok? Quindi, quando ero quindicenne, a un certo punto, o forse un po' più grande, cerca di portare questa ragazza in chiesa. Ho detto, vieni in chiesa, si converte, papam, sì, finalmente. E invece non c'è proprio venuta in chiesa, cioè non è venuta in chiesa. A un certo punto ho detto, Signore, ti prego, convertiscila, Signore, ti prego. Ad un certo punto Dio mi ha parlato e mi ha detto, tesi, virgola. Cosa c'è scritto della mia parola, Giacomo? Che Dio è amore, io sono amore. Se tu ti prendi una persona che non ha me, non ha il vero amore e non ti amerà davvero. Dopo questa cosa qua, io ho detto, il libro Ragazze non cristiane, pum, chiudiamo, bruciamo e diamo via. Per me quella parola, il fatto che è vero, Dio è il vero amore, è la garanzia di avere una persona che ama Dio prima di te, questo poi lo diremo nelle prossime puntate, è la garanzia più grande di tutte. La prima relazione che io e te dobbiamo avere è quella con Dio, è la cosa più fondamentale. Se da single hai una relazione con Dio, se da single leggi la Bibbia, se da single preghi, vieni in chiesa volentieri, non perché c'è qualcuno, allora sei un buon candidato, un buon fidanzato, un buon futuro marito. Alcuni pensano, ma quando mi fidanzerò, quella persona, insomma, cerco sicuramente una più spirituale di me. Così quella persona mi aiuterà, no? Mi aiuterà. Poi ti sposi e capisci che in realtà magari o quella persona non era poi così spirituale come pensavi, oppure succede una cosa, ho bisogno di due persone, tu e tu. Venite. Faccio un esempio che ha fatto Gaspare Bello, il nostro primo responsabile dei giovani, nel lontano 1742, scherzo, suo padre, signori, suo padre. Ok. Allora, Joe, tu vieni qui da sopra. Bravo. Un felino. Black Panther mi sembrava. Tranne che non sei nero. Vieni qua. Ok. Allora, tu devi cercare di buttarlo giù e tu devi cercarlo di tirarlo su. Cercare di tirarlo su. Ok? Con le mani, come volete. Sì. Però dovete riuscirci. Cioè, voglio impegno. No, però si guarda. Stallo. E stallo. No, voglio più impegno. Allora, Sergio. Se tu riesci a buttare giù lui, sicuro trovi la ragazza. Stessa cosa tu, uguale. Quindi, vai! 3, 2, 1, vai! Non è niente, va bene. Niente. Volevo fare un esempio, quell'esempio non ci sono riuscito a farlo. Va bene. Comunque, tendenzialmente cosa succede? Quando una persona è su, è facile cadere, perché c'è la forza di gravità. E la stessa cosa succede con la morale, la stessa cosa succede con venite pure qua, prego, prego. Perché io c'ho la fissa degli spazi, cioè quindi... Benvenuto, benvenuto. Come ti chiami? Simone. Simone, benvenuto. Prego. Guarda, ti puoi mettere anche qua, c'è il mio zaino nuovo, che diamo... zaino nuovo bellissimo, tra l'altro. Vabbè, siediti pure. Grazie. Ok, quindi dicevo che quando la tua prima relazione con Dio e stai con una persona che non ha una relazione con Dio, è molto più semplice che lui ti tiri giù. Ed ecco perché pensare che avrò una routine spirituale quando mi sposo è la cosa più sbagliata del mondo, è la cosa più sbagliata, perché non è così. Prima di tutto devi essere libero. Pensare di dire, ho un vizio della pornografia. Quando trovo ragazza smetto, sicuro, quando trovo ragazza smetto. Poi trovi ragazza e ti rendi conto che la pornografia non è perché non avevi una ragazza. Forse all'inizio era così, ma poi è diventato un vizio, tipo la tossicodipendenza. E io ci sono stato sotto, lo dico sempre, sotto questo vizio della pornografia per 10 anni e so di cosa sto parlando. È come essere drogati, è la stessa identica cosa, solo che lo puoi fare proprio di nascosto. E cosa dici? Quando mi fidanzo, smetto. Poi ti fidanzi e quel bisogno c'è.
E quella volta in cui litigate c'è. Anzi, c'è di più perché tu la vedi e gli stimoli sono di più. E allora ci cadi. E allora cosa dice quando sei fidanzato? Quando mi sposo e avrò effettivamente dei rapporti, allora smetto, perché avrò effettivamente dei rapporti. Poi ti sposi e tutto quello schifo che è entrato in testa, che ha deturpato cosa vuol dire davvero il sesso secondo il mondo reale, ti rendi conto che non ti appaga. E poi c'è quel giorno magari che lei non può, che c'ha mal di testa, o lui, questo vale per tutti. Oppure magari ti rendi conto che, come succede molto spesso, a capirsi davvero nell'intimità ci vuole del tempo. E ancora è all'inizio e non vi siete ancora capiti. E quindi ti porti questo vizio nel matrimonio. E poi, come tante storie che conosco, dici vabbè, quando avrò dei figli smetterò. Poi arrivano i figli e non smetti. E poi succede qualcosa che è successo a tanti, anche a Marilyn Manson. Scopri la pornografia dei tuoi genitori e ne sei segnato anche tu. Ecco perché, se sei single, questo momento è importante, è importantissimo. La prima relazione che devi avere, la prima relazione è con Dio. Se loro ti conoscessero, se lei o lui ti conoscesse come tu ti conosci, ti sposerebbe ancora? Tu ti conosci, sai tutti i tuoi difetti, sai tutte le cose che ti tieni lì, tutti i difetti caratteriali. Se lei ti conoscesse davvero, ti sposerebbe ancora? Quando ti sposi, non puoi tenere nascosto nulla. Quando ti sposi, viene tutto fuori. Anzi, le cose si amplificano. Si amplificano anche nelle piccole cose. Tipo, mi piace quel ragazzo perché è misterioso. Non è come gli altri che parlano. È misterioso. Poi te lo sposi. Oh, ma quello non parla mai. Non parla mai. Come stai? Bene. Cioè, prima quel bene era, capito, celava. Oh mio Dio, ma sta bene davvero? Oppure, non lo so, ha sconfitto un drago e non me lo vuole dire. Poi dopo capisci che non è il drago, è che lui non parla. Oh, mi piace questa ragazza perché è intraprendente, va, viaggia, vuole fare. Poi te la sposi e dice, oh basta però, un weekend facciamocelo a casa, stai tranquilla. Tutte queste cose nel matrimonio si amplificano. Se non ti fai la doccia, fatti la doccia. E qui chiudo, ok? Perché quante cose si potrebbero dire, no? Come finisce il libro di Giovanni. Quante cose Gesù fece che non ci sono libri e pagine per poter scrivere. Quanti giovani puzzoni che... Quindi... Adamo ed Eva erano nudi, non denudatevi, tranquilli, fatemi finire la frase. Adamo ed Eva erano nudi, vuol dire che vedevano tutto dell'altro. E nel matrimonio è così perché si vede tutto dell'altro. Si vedono i difetti, si vedono le cose belle, si vede tutto quanto. Ecco perché prima di fidanzarti, prima di iniziare, lascia che Gesù purifichi la tua vita. Lascia che Gesù purifichi la tua vita dall'inizio alla fine. Alcuni pensano che quel qualcuno ti completerà. Magari senti un vuoto, come dicevo, come c'era la domanda lì, perché ti fidanzi? Perché alcuni hanno risposto perché mi sento solo. E nella ricerca di questa persona, nella ricerca di qualcuno che ti faccia sentire amato, sta l'errore. Perché se cerchi qualcuno che ti vuole far sentire amato, una persona reale non ti potrà mai amare appieno come Dio ti ama. L'amore di Dio è al di sopra di ogni altro amore. E non c'è persona umana imperfetta che possa farti sentire così come il Dio che ti ha creato può farti sentire. Perché siamo tutti imperfetti. Sai cosa succede se cerchi l'amore, l'approvazione
dalla persona, prima di tutto dalla persona e non da Dio, succedono alcune cose. Succede che quella persona ad un certo punto si può anche tagliare un braccio per regalartelo, ma per te non sarà mai abbastanza. E se tu non ti scrivi un messaggio al giorno è perché non ti scrivo un messaggio al giorno e ne vuoi 5. E se non ne fai 5 vuoi che ti chiami, non è abbastanza. Se rinuncia a questo non è abbastanza. Se fa questo non è abbastanza. Se non cambia quello non è mai abbastanza. Sto parlando di cose che avete già sentito? Avete già vissuto a chi ha avuto relazioni? Sì o no? Non è mai abbastanza. Perché non è mai abbastanza? Perché quella persona, stai cercando quella persona, stai cercando qualcosa da quella persona che non ti potrà mai dare. Mia moglie non mi può dare l'amore di Dio, del mio creatore, di colui che è perfetto, di colui che mi ha visto dal grembo di mia madre, che mi ha concepito nella sua mente prima ancora di essere concepito qui. Il suo amore non è, il suo amore è così grande che la persona che è accanto non puoi cercare questa cosa qui da lui. E il motivo per cui molte relazioni qui e fuori si distruggono è proprio per questo, perché cerchi qualcosa che non puoi trovare da una persona, la puoi trovare soltanto in Dio. E se non metti prima chiaro questo nella tua vita, io ti consiglio, fermati, fermati e cerca prima Dio, innamorati di Lui, sii follemente innamorato di Lui. La seconda cosa che Dio dà ad Adamo è uno scopo. Dio dà ad Adamo uno scopo. Lo scopo per la tua vita non dipende dalla persona che tu troverai. Anzi, lo scopo della sua vita e lo scopo della tua vita, in modi che solo Dio sa, saranno uniti per servirlo insieme. Ma ancora prima di trovare la persona, devi trovare il tuo scopo, lo scopo per cui sei nato, lo scopo per cui Gesù, Dio, ti ha creato. Se non sai perché sei qui, se non hai trovato il tuo scopo, qui su questa terra, prima ancora di cercare la ragazza, cerca questo, chiedilo a Dio. Infatti quando, cosa faceva Adamo quando Dio, ma tra l'altro io sto leggendo degli appunti che non so, sono quelli vecchi, mi sa. Vabbè ragazzi, vabbè. Genesi 2, a versetto 15, dice: l'Eterno è Dio, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno è Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pur liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non mangiarne, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente ne morrai. E poi Dio disse: non è bene che l'uomo stia da solo. Cosa vuol dire? Ah, leggo ancora. L'Eterno è Dio, e gli farò un aiuto che gli sia adatto. E il versetto continua, la storia continua, che ad un certo punto Dio, mentre Adamo sta lavorando, Adamo lavora, dice: oh Adamo, fermati, ti voglio creare la donna. Lui, Adamo, non si ferma, continua a lavorare, lo fa cadere in un sonno, lo fa cadere in un sonno e crea la donna. Dove troverai il tuo Adamo? Mentre lavora nel campo di Dio. Dove ti troverà la tua Eva? Dove ti troverà il tuo Adamo? Mentre tu stai lavorando per Dio. C'era Eva? No. Adamo gli importava? No. Sì, si sentiva da solo. Però continuava a chiamare armadillo, a chiamare ornitorinco. Va bene, è chiamato così. Dopo tutte queste, nonostante tutte queste scelte discutibili sui nomi degli animali e come faceva il giardiniere, Adamo stava lavorando per Dio. Il tuo uomo, la tua donna ti devono trovare mentre tu stai lavorando per lui, mentre tu stai lavorando nella chiesa in cui Dio ti ha messo, mentre tu lo stai servendo. Alcuni di noi pensano: devo aspettare la persona giusta per iniziare a lavorare per Dio. No, no, perché se l'attitudine, la mente non è sul servire Dio, appena ti fidanzi ti scompari, scompari. Quando i ragazzi qui si fidanzano, letteralmente io apro un file nella mia testa. Un file che si dice, che c'è scritto presenza in chiesa. Perché? Perché alcune coppie, quando si fidanzano, non ci sono più, non li vedi più. Questo weekend ci andiamo a fare weekend fuori di qua. Questo weekend ci dico: scusate se non mi fermo dopo la riunione. Scusate se, oh, ma prima quando non avevi la fidanzata eri qui pure di notte, ti dovevo buttare fuori. Adesso invece no,
Allora, perché venivi in chiesa? Dobbiamo servire Dio, dobbiamo cercare Dio indipendentemente dalla persona che abbiamo accanto. Lavorare, ecco cosa faceva Dio. Uomini, faccio un altro appello ai uomini come l'altra volta. Uomini, vi racconto questa cosa. Non è per le donne, più desidero le orecchie. Scherzo. Quando mi sono sposato, forse l'ho già detto, a un certo punto mi sono fatto un selfie perché ero bellissimo. Ero in forma, non ero così, ero molto in forma, poi col mezzo frac, ero bellissimo, va bene. Entro nell'ascensore, mi faccio questa foto, ad un certo punto mi viene un pensiero fortissimo. Adesso tu sei il sacerdote di casa tua. Porca miseria. Mamma mia. Il sacerdote, sapete chi era il sacerdote, no? Il sacerdote presentava Israele davanti a Dio. E se il sacerdote era impuro, moriva. E Israele non veniva presentato a Dio. Dio mi ha fatto sentire, ma è stato qualcosa di bellissimo, eh? Adesso scherzo, ma è stato qualcosa di meraviglioso. Ho sentito proprio Dio che mi chiamava ad essere la persona che dovevo essere. Ci stiamo preparando per arrivare a quello? Ragazzi e ragazze, vi state preparando ad arrivare a quello? La seconda cosa che dobbiamo fare, come dicevo, è servire Dio. Cosa fai nel tuo tempo libero? Come ti stai preparando ad essere la persona giusta? Giocando ai videogiochi? Non sto scherzando, crisi matrimoniali perché lui giocava alla PlayStation e non dava una mano. Crisi matrimoniali, ragazzi, che cosa stai facendo del tuo tempo? Cosa fai del tuo tempo? Costruisci chi sei tu, servi Dio. Quando le persone parlano di videogiochi io non capisco niente, prima di tutto perché erano vietati dai miei genitori. Grazie genitori perché, no, grazie davvero, stavolta grazie davvero. Ma poi stavo ore e ore e ore alla chitarra, ore e ore al pianoforte. E se sono chi sono oggi è perché sono stato ore e ore e ore lì. Costruite chi siete voi, costruite il vostro servizio a Dio. Se fate parte del team del gruppo Lode, studiate. Spegnete quel televisore, spegnete Netflix, fate le scale, non le scale così, ore e ore e ore, i miei genitori, grazie a Dio che non mi hanno buttato fuori di casa, continuamente. Costruite chi siete voi, preparatevi, leggete, studiate la parola di Dio. Ecclesiaste 3:1-4 dice, ogni cosa è bella al suo tempo. E credimi, forse la stai vivendo malissimo, il fatto che tu sia single. Ma questo momento è bello, è bellissimo, è un momento meraviglioso dove tu puoi fare delle determinate cose che dopo non potrai fare. E non lo dico con una nota tipo, quando ero single potevo fare certe cose. No, non in quel senso. Faccio un esempio. Dovevo andare in Libano. Alla fine non ci sono andato perché è successo quello che sappiamo tutti che sta succedendo, la guerra lì. Ma sapete che non è stato per niente semplice per Jessica e per me, soprattutto per Jessica. Non è stato per niente semplice. Cioè pensare che tu vai dall'altra parte del mondo, che non è nemmeno come qua, che c'è una persecuzione lieve ma c'è. Non è semplice. Quando sei single? Vado in Corea del Nord, ciao! Lo fai tranquillamente perché non è... È diverso. Ecco perché io ti dico, se sei single, parti in missione. Fai un viaggio missionario. Iscriviti alla scuola biblica. Fai cose che poi non avrai il tempo di fare. Questo tempo è un momento prezioso, un momento importante. Ecco perché dobbiamo scegliere di fare le cose giuste in questo momento. Terza cosa che Dio ti dà è un'identità. Versetto 8 dice che Dio lo fece a sua immagine, l'abbiamo letto prima, Dio lo fece a sua immagine e somiglianza. La prima cosa, e questo è importantissimo, la terza cosa che devi trovare
prima di trovare la persona giusta è la tua identità, perché se tu non hai un'identità assorbirai quella della persona con cui stai. Avete trovato quelle persone zerbino, proprio lo zerbino del loro fidanzato o la zerbina del loro, della loro, vabbè, capito, no? Non hanno costruito chi sono, la loro identità dipende totalmente ed esclusivamente dalla persona con cui sono. E se quella persona li lascia, se quella persona succede qualcosa, come succede e può succedere, non è che c'è quel naturale stare male. Mamma mia, queste persone impazziscono. Impazziscono. Perché non hanno trovato chi sono loro, la loro identità in Dio. Ed ecco perché è importantissimo che dobbiamo trovare assolutamente la nostra identità. Matteo, dobbiamo trovare la nostra identità. Ecco perché io credo, e questo lo credo con tutto il cuore, che quando sei troppo giovane non è il momento di fidanzarsi. Quando hai 13, 15, poi dipende, non voglio dare una data, un'età. Prima pensavo ai 18, poi ho conosciuto certi ventenni che ho detto, senti, fatti qualche altro anno. Però l'età è molto importante. Quando non hai la prospettiva di un lavoro, vuol dire che non hai la prospettiva di prenderti cura di una persona. Vuol dire che non hai degli obiettivi concreti. Vuol dire che non sai ancora chi sei. Che stai ancora lottando per capire chi sei. Io non condivido, tranne rari casi, io non condivido fidanzamenti da ragazzini, perché l'esperienza mi sta mostrando anno dopo anno che ci si lascia facilmente, come nel mondo, come nelle scuole medie. Si lascia così. E i risultati li porti avanti. Matteo 22, 36, 39, non lo leggiamo, ma dice quel versetto famoso, no? Che il tutto della legge è amare Dio e amare il tuo prossimo come? Come? Non ho capito, amare il prossimo come? Oh, più forte ragazzi, amare il prossimo come? Ok, ma tu ti ami? Ti ami? Perché se non ti ami, non riuscirai ad amare pienamente la persona con cui starai. Devi prima riuscire a trovare l'amore di Dio per te e il tuo amore per te stesso. Perché come dicevo prima, succederanno delle cose. L'amore di quella persona non sarà mai abbastanza. Come ho detto prima, diventerai un tappetino. Quella persona si può togliere tutto quanto, ma non sarai mai abbastanza. Io ho 22 anni. Fino a 22 anni ogni volta che c'era qualche relazione che poteva nascere lo fermavo subito perché dicevo non sono grande abbastanza, non sono maturo abbastanza per prendermi cura di un altro essere vivente. Ma stiamo scherzando? Riesco pure a prendermi cura di me? A 22 anni ho detto, boh, forse ci siamo. Ho detto, forse posso. Perché? Perché non ho mai voluto prendere in giro nessuno. Non ho mai voluto prendere in giro nessuna ragazza. E se ti guardi allo specchio, sinceramente, lo sai che forse non sei ancora pronto o pronta per una relazione. Poi terza cosa che succede quando non ti ami è che diventi geloso in maniera morbosa. Avete mai conosciuto qualcuno di geloso in maniera morbosa? Sì o no? Gente che sta... C'è una gelosia sana, e poi ne parleremo, anche Dio è geloso, ma poi c'è una gelosia assolutamente non sana, che distrugge le relazioni. Quelle gelosie nascono proprio da un bisogno che quella persona non ti può dare. E l'ultima cosa che Dio dà ad Adamo, prima di darle Eva, sono dei parametri. L'abbiamo letto prima. 16, capitolo 2, versetto 16. L'Eterno, il Dio, diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai.
Dio dà delle regole ad Adamo. Gli dice fai questo, non fare questo. Nella Bibbia, la Bibbia è piena di consigli sulle relazioni, piena di consigli e dettagli su quali sono i parametri per poter avere una buona relazione. Io voglio che tu sappia questo, che Dio vuole che tu abbia una relazione sana. Dio vuole che tu abbia un meraviglioso matrimonio. Dio vuole che tu arrivi al matrimonio avendo una coscienza e dei ricordi puri. Tu puoi dirmi quello che vuoi sul sesso prima del matrimonio, ma il sesso prima del matrimonio deturpa i tuoi ricordi, deturpa la tua mente. C'è una parola che non utilizziamo più ed è esclusività. Esclusività, essere esclusivamente di una persona. Sapere che quella persona è tua, è solo tua, e che tu sei suo e solo suo. Io ringrazio Dio perché mi ha dato la forza, ha dato la forza a me e a Jessica di arrivare a 26 anni quando ci siamo sposati, di essere vergini. E ciò che abbiamo provato è stato qualcosa di unico. Unico perché ci eravamo aspettati da tutta la vita. La nostra mente era pura, la nostra mente era dedicata l'uno all'altro. Ma c'è una speranza anche per coloro che hanno avuto già rapporti prima di conoscere Gesù. Prima di conoscere Gesù, quando tu diventi una persona nuova, tu hai una nuova verginità. Questo l'ho detto anche qualche anno fa. Tu hai una nuova mente. Dio trasforma la tua mente. L'ho detto qualche settimana fa. Ho trovato che coloro che hanno già avuto rapporti sessuali prima di conoscere Gesù ci cadono più frequentemente. E io personalmente credo, perché in qualche parte della tua mente non credi che Dio abbia restaurato anche la tua verginità e che Dio abbia restaurato la tua mente. Ma la Bibbia è chiara. Quando tu conosci Gesù, Dio ti fa una nuova creatura. Non è che dice fa una nuova creatura tranne quell'aspetto lì. Anche se fisicamente, forse fisicamente, biologicamente non lo sei, ma nel momento in cui hai accettato Gesù come tuo Signore e Salvatore, Dio ti ha dato una nuova verginità da custodire con tutto te stesso, con tutto il tuo cuore. Io desidero e spero che ognuno delle persone qui che ha avuto una vita prima di conoscere Gesù possa realizzare questo. E nei momenti di tentazione il diavolo ti dirà, ma tu ci sei già caduto. E tu dovrai rispondere, no, io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Amen. Quindi ti dà dei parametri. E questi parametri sono scritti tutti nella Bibbia. E l'unico modo per riuscire a conoscere questi parametri, i consigli che Dio dà, è leggere la Bibbia. Quanto stiamo leggendo la Bibbia? Quest'anno io... La prossima serie che faremo l'ho già scelta e sarà tutta una scusa per poter leggere la Bibbia e capire quanto è semplice leggere la Bibbia. Stiamo leggendo la Bibbia? Stiamo comprendendo ciò che Dio dice o meno sulle relazioni o aspettiamo solo la serie? Faccio una pubblicità al contrario. Non aspettare la serie per scoprire quello che dice la Bibbia sulle relazioni. Scoprilo tu, leggi, cerca. Tutto quello che vi sto dicendo, sono cose che ho cercato nella parola di Dio e Dio mi ha rivelato. E queste rivelazioni sono disponibili per ognuno di noi. Sapete che l'area in cui siamo più ignoranti è l'area in cui noi abbiamo concesso più autorità al nemico. L'area in cui meno conosciamo la parola di Dio è l'area in cui abbiamo dato le chiavi al nemico e gli abbiamo detto tu puoi fare quello che vuoi. Perché non abbiamo armi contro il nemico. Ecco perché è necessario che facciamo luce. Dio dà dei parametri, questi parametri molto spesso sono visti come qualcosa di assurdo. Devo fare due esempi. Allora no, prima faccio un altro esempio. Hai l'immagine che ti avevo dato? Quella bella. Possiamo fare l'appello. Quanti vogliono andare alle Maldive? No. Signore, io oggi
l'oceano, il mare, quanti amano il mare? Io come simbolo qui sull'anello ho mezzo preso un'ancora, perché adoro il mare, amo il mare, amo tantissimo il mare. Io sono il mare, no scherzo. Bellissimo il mare, vero? Stupendo. Foto dopo. Un po' meno. Un po' meno. Fa paura quello, no? Avete mai visto lo tsunami? Lì fa paura o non fa paura, muori. Muori. Eppure è sempre lo stesso oceano. Cosa cambia? Cosa cambia? Cambia che il primo ha un limite. L'altro non ha il limite. E il sesso è la stessa cosa. Quando il sesso all'interno del limite che Dio ha dato è meraviglioso, sono le Maldive, stupendo, bellissimo. Quando togli quel limite, crea distruzione, distruggi te, distruggi la persona con cui sei. C'è una menzogna che il diavolo sta dicendo alla nostra generazione, che il sesso è solo qualcosa di fisico, ma se tu leggi la Bibbia, se io leggo la Bibbia, comprendi che diventi una sola carne e nell'atto sessuale c'è uno scambio spirituale. Ci sono persone qui, e spero che un giorno potrò farvi raccontare proprio questo, che sono la testimonianza di questo. Mi hanno detto prima, quando non ero cristiano, io non avevo attacchi di panico, non avevo questo, non avevo quello. Poi c'era la mia ragazza, e dopo, a un certo punto, ho iniziato ad avere queste cose qua anch'io e ho sofferto anch'io. Ragazzi, in questo anno soprattutto, Dio ha aperto la nostra mente al mondo spirituale invisibile. E quando c'è l'atto sessuale al di fuori del matrimonio, c'è uno scambio di spiriti. E questo mi fa ancora più paura del fattore malattie, venere, del fattore che si può restare incinta, mi fa più paura di tutto quanto. Ecco perché dobbiamo proteggerci, ecco perché dobbiamo stare entro i limiti, entro i consigli, e anche per un altro motivo. Scusa Simone per questo momento di estrema intimità che abbiamo avuto, no, scherzo. Non c'è stato niente, sto scherzando. Ah, proprio. Sì, sono tanti. Ok. Vuoi? Vuoi? No, vabbè, se non vuoi, non vuoi. Vuoi? No, però qualcuno mi deve prendere, sennò non funziona il. Prendi. Simone, sei qui per la prima volta. No, sto scherzando. Vuoi? Cosa succede nel. Prendi anche più, Poi da te ripasso dopo perché tu c'hai fame. Cosa succede? Certo, assolutamente. Cosa succede? Noi pensiamo che, sai, mi metto con questo ragazzo e poi magari poi, sai, mi lascio. No, vabbè, se non vuoi proprio, mamma mia. Poi mi lascio, poi non mi lascio. Poi sto con questo ragazzo qua, poi le cose vanno bene, le cose vanno male. Poi ci lasciamo, vabbè. Non è stata colpa mia, forse mi ha tradito, forse quello, forse quell'altro, vabbè. Matteo, buongiorno. Poi cosa succede? Vabbè, ho dato il mio tempo, ho dato le mie emozioni, ho dato il mio amore, ho dato il mio affetto a una persona che poi alla fine mi ha lasciato. Ed è stato tutto tempo sprecato. Io sono stato, poi vi racconterò ancora di più, vi racconteremo ancora di più della nostra esperienza brutta che abbiamo avuto prima di trovarci io e Jessica. E un anno della mia vita, io l'ho perso, non ero mai più tornato indietro. Ok, come queste patatine. Vuoi? Non vuoi? Sì. Poi ci riprovo. Ma sì, dai. Alla fine magari era solo colpa sua la prima volta. Ci riproviamo la seconda volta. Persona diversa andrà sicuramente in maniera diversa. Allora mi concedo e do il mio tempo, do la mia relazione. Prof, buongiorno. No. Do la mia relazione, do... Beh, prendene anche un po', E do tutte queste cose qua, nonostante io so che non è la cosa giusta. E forse, quanto sei diventato alto.
E forse la persona, poi trova un altro ragazzo, questo ragazzo, questo ragazzo, scusatemi, questo ragazzo non è cristiano, come dicevo prima, però, non è cristiano, però ha una croce tatuata, penso che basti questa cosa qua, no? Insomma, vuol dire che in qualche modo ci tiene a Dio. Allora ci proviamo un'altra relazione. No, scusami. Insomma, tutte le persone nuove oggi non verranno mai più. E così via. E ci provo, e ci riprovo. È una relazione dopo l'altra. Fino a quando, ad un certo punto... Non ti preoccupare. Fino a quando? Volete? Vai avanti nel tempo. Forse non sono così tante relazioni, ma sono comunque parti di te. Riccardo. Ah, vado lì che lì mi tolgono pure il braccio. Fino a quando, ad un certo punto... Vai, ma grande! Ma non è finito, cioè, nel senso... Porca miseria. Mamma mia, Antonella, gli dai da mangiare a questo ragazzo? Francesca, anche tu sei uno che non mi delude. Vai, Francesca, quello è il mio dito, comunque. Qualcuno ne vuole? Ah, grande. E vai di relazione in relazione. E provi e riprovi. Giorgio, degno fratello di suo fratello. Emma, devi mantenere la bellezza. Qui, qualcuno vuole? Alice? Ani? Dai, pensavo che mi mangiassi tutto quanto. Fin quando ad un certo punto... fin quando ad un certo punto, che è iniziato magari il primo fidanzato a 13 anni, 14 anni, poi ovviamente eravate piccoli, quindi non è andato molto avanti. Poi ai 16, 17, 18 anni, 20 anni. Poi un bel giorno di pioggia, com'è che è? Andrea? Andrea e Giuliano incontrano Licia, per caso. Poi Mirko, e insomma, arriva quel giorno dove la trovi, trovi la persona giusta. E avevi un cuore che era pieno di sogni, era pieno di emozioni, era pieno di cose bellissime. Ma relazione dopo relazione, un ragazzo, una ragazza dopo l'altro, ti hanno tolto un pezzo, ti hanno tolto un sogno, ti hanno ferito. E quando trovi la persona giusta, forse c'è poco. È la persona giusta. È lei. È lui. E non hai un cuore pieno da dargli. Ecco perché oggi stiamo parlando di questo. Perché Dio vuole che il tuo cuore alla persona giusta sia totalmente pieno. La tua sessualità, la tua purezza, i tuoi sogni, i tuoi ricordi siano pieni, tutelati. Ecco perché è importante che oggi io e te non prendiamo il fidanzamento come semplicemente mi piace quella ragazza, mi ci metto, le piaccio e quindi è fatta. No, è importante che io e te oggi prendiamo ogni segnale che Dio ci dà. Per scegliere se è la persona giusta o no. E se non è la persona giusta, anche se mi piace, anche se gli occhi a cuoricino, anche se mi sento una persona, mi sento amato da quando sono con lui o con lei, io dico no, aspetta. E tutto questo lo possiamo fare soltanto se abbiamo un'identità forte con Dio, se abbiamo un rapporto con Dio, se abbiamo uno scopo e se stiamo dentro i limiti che Dio ci ha dato. Tutto questo può succedere solo se ognuno di noi, prima, senza aspettare la persona giusta, iniziamo e cerchiamo Dio, cerchiamo Lui, ci prepariamo. Sapete da cosa vedo anche quando un ragazzo non è pronto? Dai mi piace su Instagram. Ma tu credi, questo l'ho già detto, lo ridico, ma tu credi che se metti mi piace una foto di Diletta Leotta, lei una mattina guarda Instagram, si guarda uno a uno, tutti mi piace, si ferma e dice, oh, ma chi è questo giovanotto qua?
non so come parli. Ma apriamo la sua pagina Instagram. Oh, che bella foto! Mamma mia! Scriviamogli in privato. Ciao, come stai? Ti ho trovato interessante? Ta ta ta, e vi sposate con Diletta. Ma perché? Quale utilità ha un mi piace su una foto di una persona che chiaramente sta mettendo qualcosa che Dio non piace? Quale senso ha mettere mi piace a contenuti che sono quasi pornografici? Che senso ha? Per quale motivo? Questo fa capire che non ti stai preparando per la persona giusta, anzi stai guardando tutte le altre. Con che coraggio mentre guardi le altre lì ti reputi pronto di guardare per sempre soltanto una persona? Ma gli occhi ce li ho per guardare. Si dice così nel mondo, vero? Gli occhi ce li ho per guardare. Giobbe disse: io ho allenato il mio occhio a non guardare le vergini. Io ho allenato il mio occhio. Vuol dire, ai giorni nostri, che se quella ragazza che seguo mette, continua a mettere foto così, io le tolgo il segui. Che smetto di seguire certe cose. Che smetto di guardare certi video, smetto di guardare... Non parlo solo di pornografia, parlo di altro, che quando c'è una pubblicità cambio subito. Vuol dire che io mi alleno, mi preparo, sto dentro i limiti per prepararmi per la persona giusta. Affinché quel giorno io non sia un ipocrita che gli dice ti amo e poi guarda le altre persone. Ci prepariamo. E qui lo devo dire. Io non ho nulla. Ognuno pensa in maniera diversa sull'amicizia tra uomo e donna. Ma ti dico solo una cosa. Che se l'obiettivo della vostra amicizia non è chiaro, avete aperto una porta alla tentazione. L'obiettivo deve essere chiaro. Si è amici. Qui a Sesto, io lo dico, qui ci sono persone nuove, non mi interessa. Qui a Sesto noi crediamo molto su alcune cose che sembrano delle grandissime stupidate. E tre anni fa, quando io ho detto queste cose, perché le dovevo dire, io mi sentivo un medievale, un prete del Medioevo, che dopo aver detto queste cose dicevo, vabbè, mandiamo a rogo qualche strega. Ok? Ma noi crediamo in questo, io credo, ci credo tuttora. Perché quando ho avuto modo di incontrare e di parlare con persone dal cuore distrutto, che ci sono cadute, commesso fornicazione, oppure semplicemente sono state con una persona che in realtà non era la persona giusta. Dove è nato tutto questo? In macchina, nel passare del tempo da soli. Poi ve lo racconterò domani, settimana prossima, la mia prima relazione. Io sapevo che non era la persona giusta, lo sapevo. C'erano tutti i segnali, sapevo che non era la persona giusta. Ma escici un giorno da soli, escici un altro, poi succede quella cosa divertente, succede quel bel ricordo, quella cosa lì. E poi quel no categorico dice, no, però ci sono anche queste cose qua belle. Vabbè, ma quelle cose poi cambieranno. E alla fine è passato un anno che è uno degli anni più brutti della mia vita. Perché? Perché ci ho speso del tempo da solo. Qui noi... Un ragazzo e una ragazza non si danno un passaggio da soli. Non uscite da soli, maschio e femmina. E poi andiamo a bruciare delle streghe a rogo. Lo so, ma se potessi portarvi i messaggi e le conversazioni di persone che mi hanno detto esattamente questo e alla fine mi hanno ringraziato, ci hanno ringraziato, perché evidentemente queste cose qua ti portano davvero a costruirti una relazione che non doveva mai nascere. Sto concludendo. Posso invitare i ragazzi su? Prima Corinzi 20, 10, 23 dice: io posso fare ogni cosa, ma non tutto mi fa del bene. Non tutto costruisce chi sono. Tutto posso fare. Posso andare in macchina con una ragazza, posso... Anche cose no, che non sembrano sbagliate. Ma la domanda che ci dobbiamo fare è: questa cosa mi costruisce o non mi costruisce? Questa cosa mi rende chi devo essere oppure no?
E poi voglio concludere con questa cosa qua. Io e mia moglie siamo diversi su... eravamo diversi su un aspetto, prima di sposare, su tanti aspetti. Beh, lei è donna, io sono uomo. Su tantissimi aspetti. E lei è bianca, io sono nero. Nei capelli lunghi, io ci sto lavorando, i miei capelli. Ma eravamo diversi su una cosa. Mia moglie aveva la lista. Non sapete, non so se sapete cos'è. La lista. La lista di cose che vorrei nel mio uomo. Anche altri ragazzi avevano la lista. Non è una cosa solo da ragazze. Anzi, dico, quasi tutte ce l'avevano. Quasi tutti ce l'avevano. Questa lista, che può essere mentale, non scritta per forza, sul cellulare, dove volete. Questa lista di cose che nel corso del tempo ti sei fissato che vuoi avere, no? Alcune sono importanti. Altre invece no. Io, contento di dire che non ho mai avuto una lista. Io, per la verità, quando ero adolescente e giovane, anche se c'erano quei momenti in cui ero da solo, io ho sempre detto questo a Dio: Signore, io ho conosciuto Gesù quando avevo 10 anni, l'ho conosciuto in una maniera fortissima, in una maniera molto forte, e io sono cresciuto da solo, non avevo amici, mi prendevano in giro, mi insultavano, mi picchiavano. Sono cresciuto in una chiesa prima di questa, sono stato in una chiesa prima di questa, nel momento proprio in cui gli anni lì, 10-13, in cui io non avevo amici nemmeno in chiesa, perché bestemmiavano in casa e in chiesa. Io sono cresciuto da solo, il mio amico era la pianoforte, il mio amico era la chitarra, e il mio amico è diventato lo Spirito Santo. E ho raggiunto, attraverso questa grande difficoltà della mia vita, il bullismo, quel senso di pace con Dio, che io gli ho sempre detto: Signore, io vorrei una ragazza, vorrei una persona, ma se tu non hai preparato nessuno per me va benissimo così. Andrò in missione, farò questo, farò quello, farò quell'altro per te, perché io ti amo. Perché a 10 anni sei venuto nella mia cameretta, mi hai tolto l'odio, mi hai parlato, mi hai battezzato di Spirito Santo. Ho sempre avuto questo rapporto con Dio. Io ti invito ad avere questo rapporto con Dio. Ti invito a prendere quella lista e strapparla. Strappala. Come c'ha gli occhi, chi se ne importa? Se gli piace o meno guardare film di Hitchcock, ma chi se ne importa? Ah, io voglio... Poi ci facciamo tutti i nostri viaggi mentali, no? Ah, io sono timido, quindi lei deve essere assolutamente estroversa, no? Io voglio così, colà. Io, ad esempio, una cosa che... Io sono sempre stata una persona che andava a dormire soltanto... Cioè, andava a casa soltanto per dormire. Sempre fuori, tornavo, dormivo poco, sempre con gli amici, così. Jessica? Dov'è? Prima di tutto, Jessica dov'è? Vabbè, io lo dico. Jessica, l'altro giorno, alle 9:30, aveva già mangiato e fa: ah, non t'azzardare ad andare a dormire alle 9:30. 9:30, ma stai scherzando? L'altro giorno gli ho detto: amore, ma ti rendi conto? Ho fatto un calcolo di quanto dorme. Ma ti... Lo so, questa è la bellezza del matrimonio. Ma ti rendi conto che praticamente la vita di un adolescente, la vita di un giovane, tu non l'hai vissuta nemmeno? 20 anni, ma come si può dormire così? Come si può? E io personalmente, in mente, non avrei mai pensato di stare con una persona così, con questa caratteristica qua. Invece... questa caratteristica è quello che mi impedisce di morire, probabilmente, di avere le occhiaie un po' non così profonde, di andare a letto a una certa ora, di prendermi del tempo e di imparare una cosa che non ho mai imparato in tutta la mia gioventù, lo Shabbat, quel tempo dove ti riposi. Questo non l'avevo messo in conto. Allora ti dico: distruggi la tua lista, ma fanne un'altra dove c'è solo un punto. Solo uno, l'unica cosa che lui, il tuo lui o il tuo lei deve avere, l'unica, la sola, unica cosa, è che ami Dio più di chiunque altro, che faccia la sua volontà, che sia innamorato perdutamente di lui e che viva in base a quello che c'è scritto qua, non a parole. Tutti sono bravi ad amare Dio a parole, ma che viva in base a questo. Questo deve essere la tua e la mia lista. Alziamoci in piedi.
Christian, puoi mettere, scusa Andy, puoi mettere Prima Timoteo 6, 11, 16? Ecco qual è il nostro obiettivo. L'obiettivo al quale noi vogliamo arrivare. Prima Timoteo 6, 11, 16. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà. Questo è quello che noi dobbiamo cercare, ragazzi. Questo è l'obiettivo di uomo che voglio essere. Ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna dal quale sei stato chiamato, in vista delle quali, del quale hai fatto quelle belle confessioni di fede in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose, di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede. 14. Ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile. Uomini, questo, non una fidanzatina, questo, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata e beato e unico sovrano re dei re e signore dei signori. Ultimo versetto. Il solo che possiede, va bene, ho messo un versetto in più. E ragazze, quest'altro invece è l'obiettivo che spero che ognuno di voi si possa prendere in conto di mettere. Non il fidanzato o la fidanzata, ma quello che leggerò adesso. Proverbi 31, versetto 10. Una donna virtuosa, una donna forte e virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore del suo marito, io prego che il cuore di tuo marito, quando ti sposerai, anche se quando ho detto marito ti sono venute le guance rosse, il cuore del suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Si procura della lana e del lino, lavora volentieri con le proprie mani. Non mi sembra la donnina di casa che ha paura di fare le cose. Cioè, si procura, è simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. È lei che fa il lavoro da uomo. Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla famiglia, è il compito delle donne e il compito alle sue donne di servizio. Spero che tu sia così ricca ad avere donne di servizio. Posa gli occhi sopra un campo e lo acquista. Con il guadagno delle sue mani pianta una vigna. Si cinge di forze i fianchi e fa robusta le sue braccia. Fa crossfit proprio, però. Si accorge che il suo lavoro rende bene, la sua lampada non si spegne, mette mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso, tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Non teme la nave per la sua famiglia, perché la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana scarlatta. Si fa dei tappeti, ha delle vesti di lino finissimo, suo marito è rispettato alle porte e si siede fra gli anziani del paese. Fa delle tuniche, le vende e delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità. Ragazze, spero che più che il fidanzato o la fidanzata, voi possiate cercare forza e dignità. Sono il suo manto e non teme l'avvenire. Versetto 26. Apre la bocca con sapienza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beato, e suo marito la loda, dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi da tutte. Le superi tutte. E questo è un versetto che dobbiamo tutti tenerci in mente, uomini e donne. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana. Ma la donna che teme l'Eterno è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le sue opere la portano, e le sue opere la lodino alle porte. Alleluia. Forse sei fidanzato, forse sei single, forse sei sposato, ma ti sei reso conto che devi prima costruire te stesso,
Forse sei anche sposato, eh? Ho conosciuto una persona che mi ha parlato. Per farla breve, il problema che stanno vivendo è proprio quello. Sono cresciuti insieme, ma Dio è venuto dopo. E quindi fanno difficoltà a capire chi sono loro. Chi sono loro? Se ti sei reso conto questo, mentre spegniamo le luci, io ti voglio dire di venire qui avanti, non tutte le luci. Queste qua del palco. Grazie Andy. Se hai bisogno di conoscere chi sei, di innamorarti di Dio prima di tutto, lascia il tuo posto e vieni qui davanti. Se hai bisogno di innamorarti o rinnamorarti di Dio, lascia il tuo posto mentre cantiamo un